Vi sarete chiesti perché faccio il video da qui e adesso lo capirete perché i decibel si stanno alzando. Guardate chi sta arrivando dietro di me. Ecco chi c'è, eccolo. È Gonzalo Higuaín che si sta prendendo tutta la scena dei tifosi. Eccolo lì. Tra poco lo vedrete ancora. Ok, avete visto l'entusiasmo che sta scatenando Gonzalo Higuaín. Non so se questo influirà, o meglio, credo di no. Non influirà sulla decisione della società di privarsi di questo giocatore. Certo è che lui è quello che ha riscosso la maggior attenzione, il maggior entusiasmo da parte dei tifosi che erano qui al J Medical questa mattina, dove la Juventus ha completato le visite mediche e da dove i giocatori si trasferiranno poi alla Continassa nel pomeriggio per allenarsi, perché inizia ufficialmente la nuova avventura di Sarri. Però insomma, tutto quello che è successo attorno ad Higuaín deve fare un pochino riflettere sicuramente i tifosi, sicuramente chi vi sta parlando, chi svolge la professione appunto di giornalista. È un po' la notizia del giorno, insomma, la gente, o quantomeno quella presente qua, ed è una buona campionatura di quella che magari sta guardando da casa e sta riflettendo da casa, la gente è dalla parte di Gonzalo Higuaín, sogna una Juventus con Gonzalo Higuaín, quantomeno in questo momento. Poi è chiaro che eventuali altri acquisti potrebbero influenzare diversamente l'opinione della gente, l'opinione dei tifosi. In questi casi, come si dice, no? Si ragiona forse più con la pancia che con la testa, ma è la chiara testimonianza di quanto Higuaín abbia lasciato da queste parti in termini di affetto, in termini di fiducia. Insomma, la gente vorrebbe vedere un attacco formato da Cristiano Ronaldo, Higuaín e Paulo Dybala, con tanti altri giocatori comunque a disposizione. Ripeto, tutto questo difficilmente influirà sulle scelte della società. Vi dico anche questo nel momento in cui vi sto parlando, poi non so se la situazione cambierà. Gonzalo Higuaín non è stato ripreso nei social ufficiali della società bianconera, cioè non è stato inserito nelle immagini di questa mattina, e questa mattina sono sfilati davvero tanti giocatori, praticamente una decina, per completare le visite mediche. Bene, Gonzalo Higuaín non rientra nelle immagini scelte dalla Juventus per, come dire, reclamizzare, pubblicizzare, rendere conto di questo giorno. Gonzalo Higuaín, che è sempre nel mirino della Roma, che è l'unica società italiana ad avergli fatto un'offerta molto esplicita, alle parole di Petrachi, ce le ricordiamo benissimo, potrebbe venire alla Roma, ha detto sarebbe il nuovo Batistuta, se non hanno invito questo ci manca solo che se lo vada a prendere a casa. Però Higuaín a quanto pare non ha ancora deciso, o quantomeno se dovesse rimanere in Italia, lui è sempre dell'idea di rimanere alla Juventus, e quindi c'è il rischio di un muro contro muro, c'è il rischio di una situazione che potrebbe evolversi in maniera molto difficile e soprattutto molto piuttosto duratura, perché è chiaro che una situazione come questa non si può risolvere dall'oggi al domani, a meno che non ci sia un ripensamento clamoroso. Per completare un po' il discorso di oggi, era presente anche Cancelo, un altro giocatore sul piede di partenza, molto entusiasmo lo ha riscosso anche Mario Mandzukic, altro giocatore che dovrebbe lasciare la Juventus per, come dire, fine corsa, in un certo senso, e lui ha corso veramente tanto in questi anni. Punto dell'ic, la situazione è sempre lì, è sempre stabile, molti si augurano che entro il 18, ultimo giorno in cui la Juve si allenerà qui a Torino prima della partenza per la ICC, De Ligt si presenti lì dove vi ho documentato l'uscita di Gonzalo Higuaín. Non è così semplice che possa accadere a breve termine, magari partirà o potrebbe partire direttamente per la tournée appunto il 19. Si resta sempre naturalmente in attesa, così come l'attesa invece per Matuidi e soprattutto, lasciatelo dire, Cristiano Ronaldo sta volgendo al termine, perché sabato loro arriveranno a completare le visite mediche e immaginiamo che insomma l'entusiasmo visto oggi andrà, come dire, a moltiplicarsi proprio per l'arrivo di CR7. Questo è il quadro della situazione attuale. Ripeto, tantissimo e grandissimo entusiasmo per Higuaín, immaginiamo che questo però non influirà su quelle che sembrano scelte ormai operate dalla società, cioè
quella di separarsi definitivamente dal giocatore argentino. Staremo naturalmente a vedere e naturalmente vi terremo informati in tutto questo periodo che precede il vero e proprio utilizzo del campo, che come ricordo sempre è l'unico vero terreno delle sentenze definitive. Ciao a tutti!